Noi oggi terminiamo la teoria, quindi ci rimangono solo da fare esercizi nelle prossime lezioni. Allora, ci rimangono per poter fare tutti gli esercizi solo da definire un paio di cose. Una è la discriminazione di monopolio. Allora, fino adesso abbiamo fatto l'ipotesi che una volta determinato il prezzo di equilibrio, questo prezzo sia unico. Cioè, una volta che abbiamo stabilito il prezzo di equilibrio, noi, sia se acquistiamo una sola unità di bene, sia se ne acquistiamo 10.000, paghiamo sempre lo stesso prezzo. Ovviamente è un'ipotesi abbastanza idealistica, no? Cioè, se voi comprate una telecamera, oppure se ne comprate 1.000 di telecamere, probabilmente comprando 1.000 telecamere spunterete un prezzo unitario più basso, non c'è dubbio, d'accordo? Bene, il monopolio, evidentemente, questa limitazione è molto forte, perché il monopolista è l'unica impresa esistente e quindi può decidere tranquillamente che prezzi fare, e quindi il monopolista può tranquillamente decidere molto facilmente di dire: caro consumatore, se tu ti compri 1.000 unità dello stesso pezzo, invece di farti pagare 100 euro al pezzo, te ne faccio pagare 80 euro al pezzo. Unica impresa, fa la politica di prezzo che vuole. Quindi rimuoviamo almeno in monopolio questa ipotesi e vediamo che cos'è la discriminazione di prezzo. Esistono tre tipi di discriminazione, di primo, secondo e terzo grado. Lasciamo per un momento da parte la discriminazione di primo grado, che è la somma delle altre due. Diremo che un monopolista fa la discriminazione di secondo grado, diremo che un monopolista fa una discriminazione di secondo grado se vende quantità diverse a prezzi diversi. Diremo che un monopolista fa una discriminazione di secondo grado se vende quantità diverse a prezzi diversi. Se vende quantità diverse a prezzi diversi. L'esempio è proprio quello che facevo pochi secondi fa, gli sconti all'ingrosso. Gli sconti all'ingrosso sono un esempio di discriminazione di prezzo di secondo grado. Vendo quantità diverse a prezzi diversi. Diremmo che il monopolista fa una discriminazione di terzo grado se vende a consumatori diversi a prezzi diversi. Se vende a consumatori diversi a prezzi diversi. Se vende a consumatori diversi a prezzi diversi. Esempio, materiale elettrico, visto che stavo parlando di telecamere. Beh, tipicamente esistono dei prezzi diversi a seconda se chi acquista il materiale è un consumatore finale oppure se è un'impresa, se è un installatore. No? Se un elettricista va a comprare del materiale elettrico, probabilmente riuscirà ad avere dei prezzi diversi dal consumatore finale, perché naturalmente gli applicano un listino diverso, perché il venditore, pur di vendere all'elettricista i beni, sa che l'elettricista a sua volta si deve fare un margine, quindi li deve rivendere al consumatore diverso, e inoltre magari sa che questo signore magari oggi gli compra un pezzo, domani gli compra un altro bene, dopodomani gli compra un altro ancora. Bene, diremmo che un monopolista fa una discriminazione di primo grado se discrimina per quantità e per consumatori, cioè se vende quantità diverse a prezzi diversi, se vende quantità diverse a prezzi diversi e se vende a consumatori diversi a prezzi diversi. Quindi se vende quantità diverse a prezzi diversi e se vende a consumatori diversi a prezzi diversi. Ecco l'esempio del materiale elettrico. Magari c'è un grosso venditore di materiale elettrico che fa sia degli sconti per quantità, gli sconti all'ingrosso, sia applica listini diversi alle diverse categorie di acquirenti. Allora, si dimostra, non lo facciamo, non faremo neanche esercizi su questo primo grado, che nella discriminazione di primo grado tutto il surplus dello scambio va al monopolista. Quindi si dimostra
che nella discriminazione di primo grado tutto il surplus, il benessere dello scambio va al monopolista. Noi omettiamo questa dimostrazione, insomma, però è abbastanza intuitiva. Se io posso discriminare sia per quantità che per consumatore e sono un monopolista, io vendo esattamente ad ogni consumatore la quantità che vuole acquistare al prezzo massimo che è disposto a pagare. No, io vendo ad ogni consumatore esattamente la quantità che vuole acquistare al prezzo massimo che quel consumatore è disposto a pagare. E quindi estraggo tutto il benessere dallo scambio, no? Se riesco a vendere a ogni consumatore la quantità che è disposto ad acquistare al prezzo massimo che lui è disposto a pagare, io riesco nello scambio a prendermi tutto il benessere. Si dimostra, anche questo non lo facciamo, che nella seconda discriminazione, dal punto di vista del benessere, il surplus va ai consumatori, nel senso che, sempre monopolio è, sia chiaro, tra le condizioni di monopolio questa è la meno peggio possibile per il consumatore. Quindi, surplus va ai consumatori, nel senso che è la, non tutto il surplus evidentemente, ma è la situazione meno peggiore possibile nella discriminazione di secondo grado. Invece tratteremo anche negli esercizi la discriminazione di terzo grado. Vediamo analiticamente che cosa succede. Supponiamo che ci siano due gruppi di consumatori, un primo gruppo che abbia questa funzione di domanda e un secondo gruppo che abbia questa funzione di domanda. P1 uguale P1 di Q1 e P2 uguale P2 di Q2. Il bene è unico, è lo stesso bene che viene venduto a prezzi diversi, quindi il nostro monopolista produce e vende la quantità totale Q uguale a Q1 più Q2. E la funzione di costo del nostro monopolista è una funzione C uguale C della quantità totale prodotta, cioè C di Q1 più Q2. Il profitto del monopolista pi greco sarà uguale al ricavo nel primo mercato più il ricavo nel secondo mercato meno i costi, cioè uguale a P1 che moltiplica Q1 più P2 che moltiplica Q2 meno i costi. Questo è il profitto del monopolista. Vogliamo massimizzare il profitto, cioè il monopolista deve scegliere le due quantità Q1 e Q2, cosa vendere al primo consumatore e cosa vendere al secondo consumatore. La logica è sempre la stessa: massimizzare il profitto significa fare del pi greco su del Q1 uguale a 0, del pi greco su del Q2 uguale a 0. Facciamo la prima derivata. Qui abbiamo dr1 su dq1, evidentemente il secondo ricavo non dipende da q1, vedete il secondo ricavo è p2 e q2, quindi non c'è la derivata rispetto a q1, meno dc su dq1 uguale a 0. Qui ho messo la derivata totale perché dipende solo da q1, qui ho messo la derivata parziale perché dipende da q1 e da q2. Facciamola però con la derivata parziale. Dc su dq1, derivata della funzione composta, è uguale a dc su dq per dq su dq1. Anzi, l'ho chiamato grande, quindi su dq grande per dq grande su dq1. Ma Q grande è uguale Q1 più Q2, quindi quando facciamo la derivata parziale del Q grande su del Q1, questa derivata viene 1, no? Questa derivata rispetto a Q1 è 1. Quindi questa derivata parziale va via. E rimane solo dc su dq, cioè il costo marginale. E quindi qui possiamo scrivere che dr1 su dq1 non è altro che il ricavo marginale del primo mercato. Il ricavo marginale del primo mercato è uguale al costo marginale. Stessa cosa qui, qui scriveremo dr2 su dq2 meno dc su dq2 uguale a 0, che diventa ricavo marginale 2 uguale a cm. Cioè il monopolista produce
quantità Q1 e Q2 che soddisfano il sistema, soluzione del sistema RM1 uguale CM, RM2 uguale CM. Questo è il sistema che risolveremo negli esercizi. Il monopolista produce due quantità che eguagliano i due ricavi marginali al costo marginale. Un piccolo corollario da queste due equazioni viene evidentemente RM1 uguale RM2, cioè il monopolista produce le due quantità che eguagliano i ricavi marginali. Questa relazione possiamo scriverla in questo modo: P1 1 meno 1 su epsilon 1 uguale P2 1 meno 1 su epsilon 2. Guardiamo un attimo questa eguaglianza. Se epsilon 1 è maggiore di epsilon 2, 1 su epsilon 1 è minore di 1 su epsilon 2, da cui 1 meno 1 su epsilon 1 è maggiore di 1 meno 1 su epsilon 2. Quindi se questo è maggiore di questo, di conseguenza P1 è minore di P2. Quindi come corollario viene fuori che il monopolista fissa un prezzo più basso lì dove l'elasticità è più elevata. Quindi dove l'elasticità è maggiore, il monopolista fissa un prezzo più basso. Questo che cosa significa? Se io sono un monopolista su due mercati, Microsoft, che di fatto è monopolista su N mercati, che gli N mercati sono le diverse nazioni, no? Quindi su certi prodotti di fatto è monopolista, adesso un po' meno, ma lo è stato per tanti anni. Il prezzo del prodotto non sarà lo stesso su tutti i mercati. Lo stesso prodotto, Office, sarà venduto a prezzi diversi a seconda dell'elasticità nelle diverse nazioni della domanda rispetto al prezzo. Lì dove c'è più sensibilità, epsilon maggiore, si dà un prezzo più basso. Lì dove invece c'è meno sensibilità, si dà un prezzo più alto. D'accordo? Bene. Abbiamo terminato sul monopolio. Abbiamo studiato il monopolio e la concorrenza. Abbiamo detto: concorrenza massimizza il benessere complessivo. Monopolio, c'è uno spreco di benessere. Monopolio è il punto più lontano possibile dalla concorrenza. Qui in mezzo ci sono tutte le forme di mercato reali che si chiamano oligopolio. Tutte le forme di mercato che non sono né monopolio né concorrenza, tutte quelle reali. Più ci avviciniamo alla concorrenza, meno c'è spreco di benessere. Più ci avviciniamo al monopolio, più c'è spreco di benessere. Noi non studiamo nel dettaglio l'oligopolio, non ne abbiamo il tempo, è necessario un corso apposito per studiare l'oligopolio. Per esempio, ingegneria gestionale, come ho già detto, si studia al corso di economia dei sistemi industriali. Voglio solo far notare che, attenzione, in questo caso qui c'è un'unica impresa e fa quello che vuole. Qui è vero che ci sono infinite imprese, ma danno il prezzo come costante e quindi qualsiasi cosa fanno non cambia l'equilibrio e quindi di fatto fanno quello che vogliono. Qui questa assunzione non è più vera, quindi le imprese non possono fare quello che vogliono, ma nel decidere cosa fare devono tenere conto di quello che fanno gli altri, devono attuare delle strategie. Cioè,
Io se decido in oligopolio di abbassare i prezzi, devo vedere quello che fanno i miei concorrenti. Perché se abbasso i prezzi solo io, succederà qualcosa. Se abbasso i prezzi io e anche i miei concorrenti, succederà qualcos'altro, non c'è nessun dubbio, d'accordo? Quindi devo studiare queste forme di mercato con dei modelli matematici diversi da quelli che abbiamo trattato sinora. Questi modelli matematici sono essenzialmente la teoria dei giochi. La teoria dei giochi studia proprio questo, studia situazioni in cui diversi soggetti si affrontano tra loro per un obiettivo e c'è interdipendenza strategica tra i soggetti. Quindi diversi soggetti si affrontano tra loro per conseguire degli obiettivi, ma c'è interdipendenza strategica tra i diversi soggetti. Ecco perché la teoria dei giochi. Gli scacchi, un gioco, no? I soggetti hanno un obiettivo, quello di vincere, naturalmente c'è interdipendenza strategica, quello che faccio io, la mia strategia, dipende dalla strategia dell'avversario. La teoria dei giochi è sviluppata per tante cose, è stata applicata in economia proprio per studiare l'oligopolio. Introdotta da diversi matematici, uno di questi, John Nash, ha vinto il premio Nobel per l'economia proprio per le applicazioni della teoria dei giochi. Bene, noi non studieremo questo, in questi pochi minuti affronteremo solo lo studio di un modello particolare di oligopolio che si chiama concorrenza monopolistica. Attenzione, la concorrenza monopolistica non è né la concorrenza né il monopolio. Attenzione agli orari, eh? Quindi è un modello di oligopolio, non è né concorrenza né monopolio. Come dice il nome, ha delle caratteristiche della concorrenza e delle caratteristiche del monopolio. Ecco perché si chiama concorrenza monopolistica. Un mercato si dice in concorrenza monopolistica quando sono verificate quattro condizioni, come in concorrenza perfetta. Anzi, le prime due sono proprio uguali alla concorrenza perfetta. Esiste libertà di entrata e uscita delle imprese, libertà in out, libertà di entrata e uscita delle imprese, vi ricordate la prima condizione della concorrenza perfetta, e anche la seconda condizione è uguale. Esiste libertà decisionale delle imprese, libertà nelle decisioni. Quindi le prime due condizioni sono identiche, esiste libertà di entrata e uscita, esiste libertà decisionale. La terza condizione è diversa, il bene non è omogeneo. In concorrenza perfetta il bene era omogeneo, in concorrenza monopolistica il bene non è omogeneo, cioè il consumatore fa delle differenze tra i beni prodotti dalle singole imprese, il bene non è omogeneo. Attenzione però, i beni prodotti dalle imprese sono simili, sono sostituti, non perfetti sostituti evidentemente, ma sono sostituti. Quindi le imprese non producono lo stesso bene, ma producono beni sostituti. Cioè il consumatore percepisce le differenze ma comunque reputa i beni sostituti da loro. Un esempio tipico che si fa in concorrenza monopolistica è quello delle bibite analcoliche. La Coca-Cola, che tutti noi conosciamo, è prodotta solo dall'azienda Coca-Cola. Cioè se voi chiedete una Coca-Cola vi danno la Coca-Cola, prodotta dalla società Coca-Cola. Però è evidente, quindi la Coca-Cola è monopolista nella produzione della Coca-Cola. Solo lei la può produrre per tante ragioni, per formula segreta, protezione industriale, quello che volete. Però è evidente che ci sono dei beni che il cliente percepisce come sostituti della Coca-Cola. Per esempio la Pepsi-Cola, che è prodotta da un'altra azienda, la Pepsi-Cola appunto, i consumatori la percepiscono come un forte sostituto della Coca-Cola. E ce ne sono molti altri che sono percepiti come sostituti della Coca-Cola, no? Che hanno più o meno lo stesso gusto. Adesso tante aziende di larga distribuzione producono o comunque commercializzano una bibita Coca-Cola, ma non solo. Ci sono delle bibite che sono sostituti
meno stretti della Coca-Cola. Per esempio, il chinotto è percepito da molte fasce di consumatori in una qualche misura come una bibita sostituta della Coca-Cola. Ogni impresa quindi è monopolista nel bene che produce. Ecco perché concorrenza monopolistica. Però, a differenza del monopolio, qui ci sono dei sostituti del bene prodotto dalla singola impresa. E infine, quarta condizione, il numero di imprese. Il numero di imprese è sicuramente maggiore di uno, altrimenti sarebbe in monopolio. Il numero di imprese è sicuramente maggiore di uno, ma non è così elevato da fare sì. È sicuramente maggiore di uno, ma non è così elevato da fare sì che le decisioni della singola impresa non influenzano sugli equilibri di mercato. Quindi il numero di imprese è sicuramente maggiore di uno, ma non è così elevato da fare sì che le decisioni della singola impresa non influenzano sugli equilibri di mercato. Il numero di imprese è sicuramente maggiore di uno, ma non è così elevato da fare sì che le decisioni della singola impresa non influenzano sugli equilibri di mercato. Cioè, a differenza della concorrenza, non possiamo assumere prezzo uguale costante. Perché il numero di imprese non è così elevato da fare sì che le decisioni della singola impresa non influenzano sugli equilibri di mercato. Quindi cambiando le sue decisioni cambierà la quantità prodotta. Quindi, ancora una volta, andiamoci col grafico, una singola impresa vedrà la curva di domanda negativamente inclinata, non orizzontale, P uguale P di Q. La curva di domanda della singola impresa non sarà orizzontale, prezzo uguale costante, ma sarà negativamente inclinata. Disegniamo il ricavo marginale, in questo caso è una retta, quindi bisettrice. Disegniamo il costo marginale questa. L'impresa in concorrenza monopolistica nel breve periodo massimizza il profitto, cioè ricavo marginale uguale costo marginale, come il monopolio. L'impresa in concorrenza monopolistica nel breve periodo massimizza il profitto. Ricavo marginale uguale costo marginale. Breve periodo. Questa è la quantità e questo è il prezzo. Bene, inseriamo la curva del costo medio, supponiamo che sia questa. AC. Questa impresa produce a un prezzo P superiore al costo medio. Questo è il costo medio. Quindi il prezzo P è superiore al costo medio, quindi fa profitto positivo. Non disegno il profitto, è il solito rettangolo, non ci interessa. Fa sicuramente profitto positivo, P greco maggiore di 0. Questo cosa significa? Che questo mercato è attrattivo, perché l'impresa fa profitto positivo. C'è libertà di entrata e uscita nel mercato, entrano nel mercato altre imprese che non producono esattamente lo stesso prodotto, ma producono un prodotto sostituto. La Coca-Cola fa profitti, entrano altre imprese nel mercato. Che succede alla curva di domanda? La curva di domanda si sposta verso il basso e ruota in questa direzione. Vediamo perché. Innanzitutto, perché ruota in questa direzione? Questo è banale. Perché più entrano imprese, più ci avviciniamo alla concorrenza perfetta. In concorrenza perfetta, vi ricordo, prezzo uguale costante, cioè la curva di domanda è orizzontale. Quindi la curva ruota in questa direzione perché avvicinandoci alla concorrenza perfetta diventa più orizzontale. Sono d'accordo? Quindi prima cosa, la curva ruota in quella direzione. Seconda cosa, perché trasla verso il basso? Perché se entrano nuove imprese, a parità di prezzo, la nostra impresa venderà di meno, perché sono entrate nuove imprese. Quindi, ad esempio, spostandosi verso il basso, parallelamente a se stessa, supponendo che sia questa, poi la cancello,
vedete, a parità di prezzo, l'impresa invece di vendere questa quantità vende una quantità minore. A parità di prezzo, invece di vendere questa quantità, vende una quantità minore. Ecco perché la curva trasla anche verso il basso. Questa non ci serve, facciamo confusione nel disegno, cancelliamola. Bene. Quando è che finisce questo movimento della curva di domanda? Si abbassa e trasla verso l'alto, quando la curva di domanda diventa tangente alla curva del costo medio. Disegniamola. Poniamo ad esempio che questa sia, questo è il punto di minimo. La nuova curva di domanda si fermerà quando diventa tangente alla curva del costo medio. P' uguale P' di Q. Questo immaginiamo che sia il punto di tangenza. Lo chiamiamo Q' star e qui abbiamo il prezzo di primo star. Perché ci fermiamo quando diventa tangente? Attenzione, queste due rette non sono parallele, le ho disegnate apposta convergenti, perché la curva si abbassa ma ruota anche. Quindi questa volta non è un brutto disegno come li faccio io di solito, ma sono semplicemente due rette convergenti. La curva si abbassa e ruota, d'accordo? Perché ci si ferma in questo punto? Perché in questo punto, innanzitutto, l'impresa massimizza il profitto proprio in questo punto di tangenza. Perché massimizza il profitto nel punto di tangenza? Vi ricordo che il profitto è nullo quando il prezzo è uguale al costo medio, è negativo quando il prezzo è al di sotto del costo medio, è positivo quando il prezzo è al di sopra del costo medio. Guardate la nuova retta, è sempre al di sotto del costo medio tranne in un punto in cui è uguale. Questo significa che qui il profitto è uguale a zero, in tutti gli altri punti possibili è negativo. Quindi nell'unico punto in cui il profitto è uguale a zero, il profitto è anche massimizzato. Zero è maggiore di tutti gli altri punti dove il profitto è negativo. Quindi il profitto viene massimizzato in questo punto, ma non solo. Nel punto di massimo del profitto abbiamo pi greco uguale a zero. Stiamo sulla curva del costo medio. E questo significa che il mercato non è più attrattivo. L'impresa fa profitto nullo, non c'è più incentivo per altre imprese ad entrare nel mercato. Il mercato non è più attrattivo e quindi la curva si è fermata per il suo spostamento. Quindi, per concludere, in concorrenza monopolistica, nel breve periodo avremo che ricavo uguale costo marginale. Nel lungo periodo, l'equilibrio di lungo periodo invece si avrà con la tangenza tra la curva di domanda e la curva del costo medio. Tangenza, curva di domanda, curva del costo medio. Poi faremo degli esercizi e scriveremo le condizioni di tangenza, perché così in astratto non ha molto senso. D'accordo? Domande? Bene, facciamo qualche esercizio. Cominciamo a fare qualche esercizio. Allora, primo esercizio che andiamo a fare, esercizio a pagina 5, numero 1. C uguale 2y al quadrato
più 3y più 8, la funzione di costo di un'impresa che opera in condizioni di monopolio, e sia P uguale 1211 meno 12y, la funzione di domanda di mercato relativa al bene prodotto dall'impresa. Prima domanda, si determina la quantità prodotta dall'impresa e il relativo prezzo di equilibrio. Quantità prodotta dall'impresa, relativo prezzo di equilibrio. Monopolio, costo marginale uguale ricavo marginale. Abbiamo detto già più volte, il ricavo marginale è la bisettrice della curva di domanda. Questa è lineare, quindi la bisettrice, non c'è neanche bisogno di fare i calcoli, cioè 1211 meno 24. Il costo marginale è la derivata, 4y più 3. E quindi viene y uguale 1208 diviso 28, che fa 43,14. Il prezzo P lo leggiamo da qua e viene fuori a 1211 meno 12 per 43,14 uguale 693,3. Abbiamo risposto alla mia domanda. Chiaro? Anche in fondo chiaro? Bene, andiamo avanti. Si suppone ora che il mercato venga aperto alla concorrenza e che le funzioni di costo per ciascuna impresa e la funzione di domanda di mercato rimangono inalterate. Quindi quello che cambia adesso è che questa y diventa y grande. Prima non era rilevante perché era una sola impresa, adesso è rilevante. Questa diventa la funzione di domanda di mercato e questa è la funzione di costo dell'impresa. Prima domanda, determinare le curve di offerta di ciascuna impresa nel breve e nel lungo periodo. Allora, questo non ci serve più. Concorrenza, prezzo uguale costo marginale. Quindi uguale 4y più 3. Quindi y uguale p meno 3 quarti. Adesso dobbiamo dividere il breve dal lungo periodo. Ricordiamoci quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Lungo periodo, condizione di permanenza del mercato, CM, maggiore o uguale del costo medio a C. Cioè 4y più 3 maggiore o uguale di AC. AC è tutto il costo diviso y, quindi 2y più 3 più 8 diviso y. Facciamo i conti, questo va via con questo va via e questo diventa 2, questo va via e diventa 4, questo va via e questo diventa quadrato, e quindi viene y maggiore o uguale di 2. Che significa P maggiore o uguale 2 per 4, 8 e 3, 11, maggiore o uguale di 11. E quindi la curva di domanda del lungo periodo è Y uguale P meno 3 quarti per ogni P maggiore o uguale di 11, Y uguale a 0 per ogni P minore di 11. Questo è il lungo periodo. Ci siamo? Breve periodo. CM maggiore o uguale di AVC, cioè 4Y più 3 maggiore o uguale di AVC, sarebbe la parte variabile, questo più questo diviso Y. Quindi 2Y più 3. Questo è y maggiore o uguale di 0, che significa p maggiore o uguale di 3. Quindi, breve periodo. Y uguale p meno 3 quarti, per ogni p maggiore o uguale di 3,
y uguale a 0 per ogni minore 3. Ok? Domanda successiva, la curva di offerta dell'industria nel breve e lungo periodo. Beh, questo è banale, le imprese sono tutte uguali, quindi chiamiamo n il numero di imprese, avremo che nel lungo periodo y grande uguale n volte pi meno 3 quarti per ogni pi maggiore o uguale di 11, y grande uguale a 0 per ogni pi minore di 11. Breve periodo, y grande uguale n pi meno 3 quarti per ogni pi maggiore o uguale di 3, y grande uguale a 0 per ogni pi minore di 3. Non ho fatto altro che aggiungere, sommare tutte le curve di offerta delle imprese, qua sono tutte uguali, quindi si moltiplica per n. Andiamo avanti. Determinare prezzo e quantità prodotta da ciascuna impresa in equilibrio e anche dall'industria. Allora, in equilibrio, domanda uguale ad offerta. Attenzione, dobbiamo invertire questa funzione perché sennò eguagliamo quantità con prezzi e quindi qui scriveremo che y domandata è uguale a 1211 meno il prezzo diviso 12 e questa deve essere la quantità offerta, cioè questa roba qua, n per p meno 3 quarti. Equazione in due incognite, n e p, la risolviamo per p uguale il minimo dei costi medi, 11. Quindi quell'equazione va risolta per p uguale al minimo dei costi medi, 11. Entriamo con 11 qui dentro e viene 1200 diviso 12 uguale n per 11 meno 3, 8 diviso 4, 2 per 2, cioè n uguale 50. Qua non abbiamo fatto alcun tipo di approssimazione, è 50 preciso e quindi ci possiamo fermare qui e quindi avremo che y piccolo è uguale a 11 meno 3 diviso 4, cioè 8, no, 8 diviso 4, cioè 2. Abbiamo detto che il prezzo era 11, la quantità totale y grande è uguale a 2 per 50 uguale 100. Attenzione, non ci chiede il profitto. Se ci avesse chiesto il profitto avremmo fatto i calcoli già sapendo che il profitto doveva venire uguale a 0 perché siamo nel punto di minimo dei costi medi. Infatti questo è uguale a p per y 11 per 2 meno i costi, quindi meno 2 per 2 al quadrato che è 4, meno 3 per 2 meno 8, 8 e 8, 16 e 6, 22, 11 per 2, 22, cioè 0. D'accordo? Domande? Bene. L'esercizio ora ci chiede, supponiamo che la curva di domanda sia non quella, ma 1240 meno 12y. Ricalcolare nuovamente l'equilibrio, questo ci chiede. Allora, dobbiamo ricalcolare l'equilibrio e quindi qui scrivere 1240 meno p diviso 12 uguale n p meno 3 quarti. Risolviamo per p uguale a 11. E viene 1229 diviso 12, mettiamoci anche 4 per 4, uguale n per 11 meno 3 per 8.
dotto lo leviamo da qui e lo mettiamo sotto, e quindi viene n uguale 1229 diviso 24. Vediamo se ce l'ho. Ci prendiamo un po' di fatica. Dovrebbe venire 51,2. Allora, attenzione, significa che c'è posto per 51 imprese, non per 52, quindi sarà sicuramente n uguale 51. Qui coincide con l'approssimazione, sarebbe stato lo stesso se era 52,9. Il prezzo P dobbiamo calcolarlo rientrando in questa equazione per n uguale 51. Facciamo i nostri calcoli: 1240 meno P, ma facciamo 1,3 così risparmiamo un po' di fatica, meno P terzi uguale n P meno 3, dove n abbiamo detto dobbiamo metterci 51, quindi viene P questo è 51P, qua ci mettiamo 153, mi sembra la cosa migliore, e quindi viene P uguale 1240 più 9, 3 per 5 15, 3 per 1 3 1 4 più 459 diviso 154. D'accordo? Quanto fa questo numero? Undici virgola zero tre. Attenzione, non vi venga mai in mente di approssimare questo numero a 11, anche se dovesse venire 11,00003. D'accordo? Sarebbe concettualmente sbagliato, perché qui la logica è proprio deve dire un prezzo leggermente superiore a quello del minimo di costo medio, che significa un profitto leggermente superiore a zero. Quindi se capita un esercizio del genere, questo non si approssima mai. D'accordo? Benissimo. Quindi viene Y uguale 11,03 meno 3 fa 8,03 diviso 4 fa 2,0, devo dividere 0,3 diviso 4, quindi 0,075, quindi 0,07, 0,08. D'accordo? Da cui viene il prezzo, abbiamo detto che è 11,03, il numero n di imprese abbiamo detto che è 51, la quantità prodotta totale Y grande è uguale a 51 per 2,008, che fa 102,41. Vabbè, non ci chiede di calcolare il profitto, comunque se dovesse calcolare il profitto sarebbe venuto un profitto leggermente più maggiore di 0. D'accordo? Qua non ce lo chiede, quindi ci risparmiamo il calcolo. Se ci fosse stato chiesto, avremmo sicuramente trovato un profitto leggermente superiore a 0, perché siamo al di sopra del punto di minimo dei costi medi. Domande? Bene, andiamo avanti. Esercizio a pagina 8, numero 2. Allora, sia più uguale 18 meno Q,
la funzione di domanda inversa di un mercato relativo a un bene prodotto da un'impresa in monopolio, e sia C uguale 2Q quadro più 1 la funzione di costo. Determinare livello di quantità prodotta dal monopolista, prezzo e profitto. Monopolio, costo marginale uguale ricavo marginale. Il ricavo marginale della bisettrice 18 meno 2. Il costo marginale della derivata 4Q. Qui non c'è neanche bisogno della calcolatrice, Q uguale a 3. Il prezzo P lo leggiamo da qui, 18 meno 3, 15. Profitto pi greco è uguale a pi per q meno i costi, quindi uguale a 3 per 15 meno 2 per 3 al quadrato meno 1, 45, 19, 26. D'accordo? Abbiamo risposto alla prima domanda. Seconda domanda. Supponendo che il monopolista debba pagare una tassa di 2 per ciascuna unità prodotta, determinare il livello di quantità prodotta dal monopolista e il suo profitto. Che significa pagare una tassa di 2 per ciascuna unità prodotta? Il monopolista deve anche pagare la tassa, quindi i suoi costi saranno 2q al quadrato più 1 più la tassa. La tassa sarà 2 per ciascuna unità prodotta, 2q. Questo significa una tassa di 2 per ciascuna unità prodotta. Costo marginale uguale ricavo marginale. 18 meno 2Q, derivata 4Q più 2. Il che significa Q uguale 16 sesti. 2 più 2 terzi, quindi uguale a 2,67 periodi. 2,66, il che significa il prezzo P è uguale 18 meno 2,67, 15,33. Il profitto P greco, per cortesia, questo fate per voi il calcolo, uguale P per Q, 15,33 per 2,67 meno i costi, meno 2 per 2,67 al quadrato meno 1 meno 2 per 2,67. Il calcolo dovrebbe uscire 11,41, no? 23. Io direi che viene 20 e qualcosa. 20,333. Molto meglio. 20,33. D'accordo? Diciamo sulle cifre decimali a quest'ora ho qualche problema. Sulle cifre intere, anche a me, difficilmente sbaglio. Ma allora, andiamo avanti. Quindi che cosa succede? Succede che una parte della tassa finisce sui consumatori. La tassa applicata sulla quantità, una parte della tassa finisce sui consumatori. Che significa questo? Significa che i consumatori vedono a fronte della tassa il prezzo aumentare da 15 a 15,33. Quindi una parte della tassa ricade su questi poveri consumatori, il monopolista gli scarica parte della tassa. Poi l'esercizio ci chiede, supponendo che il monopolista ora debba pagare non una tassa sulla quantità, ma una tassa sui profitti di 20, calcolare quantità prodotta, prezzo e profitto del monopolista. Bene, questo significa che la nuova funzione di costo diventa C uguale 2Q al quadrato più 1, si parte sempre da quello iniziale, più la tassa.
La tassa è una tassa sui profitti fissa in 20. Questa è la nuova funzione di costo. 2 al quadrato più 1 più 20. Bene, è inutile scriverlo. Ricavo marginale uguale costo marginale è sempre questa, perché sul costo marginale 20, quando facciamo la derivata, va via. Quindi rimane Q uguale a 3, P uguale a 15, pi greco 3 per 15 meno 2 per 3 al quadrato meno 1 meno 20. Se prima era 26, adesso è 6. Quindi la tassa fissa va a carico tutta del monopolista. Vedete, i prezzi sono rimasti uguali, la tassa pari pari la paga il monopolista nei suoi profitti. Quindi la tassa fissa, vedete che non va a carico dei consumatori. Poi, ultima domanda, relativamente ai risultati di cui al punto A, questi qua, calcolare la perdita netta di monopolio. Bene, qui dobbiamo fare un grafico fatto un po' in maniera corretta quando calcoliamo le perdite nette. Funzione di domanda, P uguale 18 meno Q, quindi qui ci mettiamo 18, P uguale 18 meno Q. Funzione di ricavo marginale, la bisettrice, RM uguale 18 meno 2Q. Funzione di costo marginale, 4Q, è una retta passante per l'origine, CM uguale 4Q. Abbiamo già calcolato il punto di equilibrio, QM era uguale a 3, e il prezzo di equilibrio, PM, uguale a 15. Abbiamo detto che la perdita netta di monopolio è... questo è QC, questo è PC, quest'area qua. Questa è la perdita netta di monopolio. Qui non c'è neanche bisogno di calcolare l'integrale perché questa è l'area di un triangolo, quindi base per altezza di misura. Ci manca questo punto qua, che non ha alcun significato economico, quindi lo calcoliamo andando a mettere semplicemente 3, per esempio in questa retta, 3 per 4 è 12, questo punto qua è il punto 12. Questo punto qua invece ci serve, questo ha significato economico, QC, e lo ricaviamo da prezzo uguale costo marginale, cioè 18 meno Q uguale 4Q. E quindi Q uguale 18 quinti, cioè uguale 3,6. Quindi questo è uguale a 3,6. Da cui perdita netta di monopolio, area del triangolo, base 15 meno 12, per altezza 3,6 meno 3, diviso 2, 3 per 0,3 fa 0,9. D'accordo? Domande? Dubbi? Allora, risolviamo l'ultimo esercizio. Che ore sono? Risolviamo l'ultimo esercizio e smettiamo. Esercizio a pagina 10, numero 2. Pagina 10, numero 2. Allora, suppongo che un mercato sia caratterizzato da 50 imprese, qui chiameremo di tipo A, NA uguale 50, che abbiano questa funzione di costo, C uguale 1 più Q al quadrato, e 50 imprese, li chiameremo di tipo B, NB uguale 50, che abbiano questa funzione di costo, C uguale 1 più Q al quadrato, e sia più grande
uguale 200 meno P, la funzione di domanda di mercato. Allora, determinare funzione di offerta di lungo e breve periodo. Qui non è detto delle imprese e del mercato. Determinare funzione di offerta di breve e lungo periodo delle imprese e funzione di offerta di lungo periodo dell'industria. Qui non è detto, ma essendoci 100 imprese, è evidente che questo è un mercato di concorrenza perfetta. Tra l'altro, noi abbiamo studiato solo il monopolio non è. La concorrenza perfetta, la concorrenza monopolistica non è, quindi non è che ci sono tante possibilità. Quindi, prezzo uguale costo marginale. Iniziamo dalle imprese di tipo A. Prezzo uguale costo marginale, P uguale 2P. Q uguale P mezzi. Lungo e breve periodo. Lungo periodo. CM maggiore o uguale di AC. Ragazzi, la concorrenza è sempre la stessa cosa. Più o meno le funzioni sono sempre le stesse. Cerchiamo di non sbagliarle. Si fa la derivata, lungo e breve periodo, la diseguazione si risolve. E tra l'altro, per inciso, in concorrenza monopolistica non c'entra niente questa cosa. Quindi in concorrenza monopolistica, quando io vi chiedo l'equilibrio di breve e lungo periodo, l'avete visto prima, breve periodo, costo marginale uguale ricavo marginale, lungo periodo tangenza. Quindi sta parte CM maggiore AC non c'entra niente con la concorrenza monopolistica. Lo dico perché 9 volte su 10 in concorrenza monopolistica gli studenti mi cominciano a scrivere queste disequazioni che non c'entrano nulla. D'accordo? Quindi solo in concorrenza c'entrano queste disequazioni e sono sempre le stesse. Quindi impariamo, così non sbagliamo. Allora, 2Q maggiore o uguale di AC. AC è quello diviso Q, quindi Q più 1 su Q. Questa si risolve Q maggiore o uguale di 1, che significa P maggiore o uguale di 2. Quindi lungo periodo, le imprese di tipo A, Q uguale P mezzi, per ogni P maggiore o uguale di 2, Q uguale a 0 per ogni P minore di 2, breve periodo, CM maggiore o uguale a VC, cioè 2Q maggiore o uguale di 2, cioè Q maggiore o uguale di 0, P maggiore o uguale di 0. E quindi breve periodo, Q uguale P mezzi per ogni P maggiore uguale di 0, e quindi basta solo così, non c'è l'altra possibilità, d'accordo? Quindi a rigore la parentesi graffa qui non serve. Imprese di tipo B, prezzo uguale costo marginale, cioè prezzo uguale 1 più 2Q, siamo passati a questa funzione, prezzo uguale costo marginale, cioè Q uguale P meno 1 mezzi, lungo periodo CM maggiore o uguale di AC, 1 più 2Q maggiore o uguale di Q più 1 più 1 su Q. Questa si risolve e viene Q maggiore o uguale di 1, P maggiore o uguale di 3. Quindi lungo periodo, Q uguale P meno 1 mezzi per ogni P maggiore o uguale di 3, Q uguale a 0 per ogni P minore di 3. Breve periodo, 1 più 2Q maggiore o uguale di AVC, cioè di Q più 1, Q maggiore o uguale di 0, P maggiore o uguale di 1. Q uguale P meno 1 mezzi per ogni P maggiore o uguale di 1, Q uguale a 0 per ogni P minore di 1, e abbiamo finito.
siamo? Bene, industria, lungo periodo, che dobbiamo fare? Sommare 50 volte questa e 50 volte questa, cioè y grande uguale 50 volte pi mezzi più 50 volte pi meno 1 mezzi, per ogni pi maggiore o uguale di quanto? Quando è che offrono tutte e due le imprese? Quando P è maggiore o uguale di 3. Per ogni P maggiore o uguale di 3. Corretto? D'accordo? Mentre invece per ogni P compreso tra 2 e 3 offrono solo le imprese di tipo A, queste qui. E quindi la cura di offerta sarà semplicemente 50 volte P mezzi. 50 volte P mezzi perché ci sono solo queste imprese. E per ogni P minore di 2 non offre nessuno e quindi 0. D'accordo? Quindi qua è un po' diverso perché è una curva di offerta fatta in tre pezzi. Vi ricordate, l'abbiamo fatto il disegno, no? C'era il primo pezzo, poi il secondo pezzo, poi il terzo pezzo. Bene. Domanda successiva. Calcolare l'equilibrio profitto quantità. Domanda uguale ad offerta, quindi 200 meno P uguale, dobbiamo intersecare con questa curva qua. Come si fa? Si inizia dalla parte più alta, questa. Se il risultato viene maggiore di 3, abbiamo finito. Se il risultato viene minore di 3, proviamo a fare l'intersezione con questa parte qui. Se il risultato rimane compreso tra 2 e 3, l'abbiamo trovato e abbiamo finito, altrimenti 0. Iniziamo con la parte più elevata, uguale 50 pi mezzi più 50 pi meno 1 mezzi. Dunque, facciamo così, 25, e quindi viene pi uguale 225 diviso 51. Quanto fa 225 diviso 51? 4,41. Quanto? 4,41. 4,41. Professore, mi sarebbe... Professore, però... 200 meno P. 200 meno la curva P. È più uguale 200 meno P dovrebbe essere l'equazione soprattutto dunque 200 meno P sì, sì. Ho scritto 200 P, ho calcolato 200 meno P, è così, 200 meno P, avevi in mente 200 meno P, ho scritto 200 meno P. Vedete? 200, poi 25 va dall'altra parte e diventa 225, 25 più 25 più 1 diventa 51, quindi 225 diviso 51, d'accordo? Quindi ho scritto quello e stavo facendo i calcoli con 200. Quindi 4,41, il che significa Q piccolo di tipo A è uguale a 4,41 mezzi, quindi 2,205. QB invece è uguale a 4,41 meno 1 mezzi, quindi 1,705. Poi abbiamo la quantità totale Q grande, che è uguale a, fate un attimo il conto gentilmente, 50 volte per 2,205 più 50 volte per 1,705. Cento novantacinque virgola cinque. Sì. E poi dobbiamo calcolare i profitti, anche qui gentilmente fate il calcolo, i profitti delle imprese di tipo A, tutti maggiori di 0, perché siamo sempre al di sopra sia di 2 che di 3. Quindi le imprese di tipo A fanno un profitto pi greco pari a pi
4,41, per QDA 2,205 meno la funzione di costo, quindi meno 1 meno Q al quadrato meno 2,205 al quadrato. Sì, direi di sì. E poi pi greco b è uguale a 4,41 per 1,705 meno, qui abbiamo meno 1, meno 1,705 meno 1,705 al quadrato. L'altra cifra? 7. 1,97? 90, cioè 907. Ah, 907, quindi 1,91, ho capito bene? Sì. Ok, abbiamo risposto alla domanda. Quale esercizio ci chiede? Supponiamo che l'entrata e l'uscita venga liberalizzata, quindi le imprese non sono più 50, ma sono libere. Calcolare il nuovo equilibrio del mercato. Che succede al mercato? Allora ragioniamo, queste imprese fanno profitti, quindi entrano sia imprese di tipo A sia imprese di tipo B. Che succede quando entrano imprese? La curva di domanda si abbassa, il prezzo si abbassa, il prezzo scende da 4,41, scende, prima o poi diventa uguale a 3 e continua a scendere perché continuano a entrare imprese di tipo A. Quando scende sotto 3, all'improvviso tutte queste imprese di tipo B vanno fuori dal mercato perché fanno profitti negativi, mentre invece continuano ad entrare tutte imprese di tipo A. Siamo d'accordo? Quindi alla fine della fiera che cosa rimangono? Tutte imprese di tipo A che fanno profitti nulli, quindi a un prezzo di equilibrio pari a 2. Tutte queste imprese escono dal mercato. Quindi ad equilibrio potremo scrivere che NA imprese che fanno una quantità pi mezzi, perché la curva di offerta con NA diventa NA pi mezzi, non più 50, sarà uguale alla quantità domandata, 200 meno pi. E dobbiamo risolvere per pi uguale a 2, il punto di minimo dei costi medi. Per pi uguale a 2 qua viene NA uguale 198 preciso, senza nessuna approssimazione. Quindi P uguale a 2, NA uguale 198, la quantità QDA uguale a 2 diviso 2 1, la quantità più grande uguale a 198 per 1, 198, il profitto P greco A che sappiamo essere uguale a 0, facciamo la verifica, uguale a 2 per 1 meno 1 meno 1 al quadrato, cioè uguale a 0. Evidentemente poi le imprese di tipo B non ci sono più, quindi NB uguale a 0 e tutto il resto è 0. Domande? Allora rispondiamo all'ultima domanda dell'esercizio. Si è invece Q uguale 75 meno P la funzione di domanda. Ci chiede, ricalcoliamo l'equilibrio nei due casi, mercato bloccato e mercato libero. Questo non ci serve più. Allora, ricalcoliamolo qui, ripartiamo da capo e qui ci mettiamo 75 meno P. Facciamo i calcoli e viene fuori P uguale 100 diviso 51. Non c'è neanche bisogno di fare il calcolo perché questo è sicuramente minore di 3. No, questo viene 1 e qualcosa, quasi 2. D'accordo? Quindi dobbiamo intersecare il secondo pezzo della curva, questo qua questa volta. Cioè fare 75 meno P uguale 50 pi mezzi. Viene P uguale
75 diviso 26. Questo va bene, quanto viene? 2,88. Vedete, è compreso tra 2 e 3 e quindi è la soluzione. Quindi abbiamo NA uguale 50, NB 0, siamo sotto a 3, B uguale 2,88, UA uguale 2,88 diviso 2, 1,44. La quantità totale è più grande, uguale 50 per 1,44, direi 72. Il profitto pi greco, dobbiamo calcolarlo, è uguale a 1,44 per 2,88 meno i costi, meno 1, meno 1,44 al quadrato. Uno virgola zero sette positivo, come ci aspettavamo. E infine, che succede se il mercato è liberalizzato? Stessa cosa di prima, qui ci dobbiamo mettere 75, risolviamo per P uguale a 2 e quindi viene NA uguale 73, prezzo uguale a 2, NB è sempre 0, la quantità Q è uguale a 2 diviso 1, cioè a 2 diviso 2, cioè a 1, la quantità più grande 1 per 73, cioè 73, il profitto che è uguale a 0 è comunque 2 per 1 meno 1 meno 1 al quadrato, cioè uguale a 0. D'accordo? Ci proviamo? Va bene, direi che va bene così, va tutti.